Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di finocchietto selvatico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono finocchietto selvatico, mandorle pelate, pinoli, parmigiano, pecorino, sale, olio e aglio senz'anima. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo lavato e asciugato bene il finocchietto selvatico e abbiamo rimosso i rametti più grossi. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino, il parmigiano e tritare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pinoli, le mandorle, l'aglio. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere il finocchietto selvatico il sale e l'olio. Chiudere con il coperchio senza il misurino, inserire la spatola ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 7 spatolando. Riunire bene ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 8. Il pesto è pronto, trasferire in contenitori di vetro. Pesto di finocchietto selvatico, ideale per condire la pasta o farcire crostini. Si conserva in frigo per 7 giorni coperto con un filo d'olio. Grazie e alla prossima ricetta!